Elena Petrosino, segreteria CGIL Torino. La mia organizzazione sindacale è componente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino. Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino si è data come priorità per l'anno 2021, in continuità con il lavoro già iniziato negli anni precedenti, la priorità è quella di contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e molestia sia nei luoghi di lavoro sia nell'ambito del nostro spazio quotidiano, familiare, sociale quotidiano. Per questo motivo abbiamo deciso di seguire i principi della Convenzione di Istanbul, che è il trattato internazionale che l'Italia ha ratificato nel 2013, che prevede di fare un grosso lavoro su questi temi di prevenzione. Per questo motivo abbiamo deciso di costruire con tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali che compongono il comitato dei seminari informativi rivolti appunto alla cittadinanza, agli imprenditori, alle lavoratrici e ai lavoratori per far sì che attraverso un'informazione capillare e la cultura riusciamo a prevenire e a contrastare questo fenomeno che riguarda appunto sia le condizioni che possono avvenire nei luoghi di lavoro sia l'ambito diciamo domestico e familiare, dove purtroppo con questa situazione di emergenza epidemiologica sono aumentati i casi di violenza. Inoltre abbiamo deciso, anche per dare un segnale pubblico, visibile, manifesto, in un'epoca in cui siamo tutti diciamo più relegati nelle nostre case, nei nostri uffici al chiuso, di dare questo segnale pubblico, e quindi abbiamo inaugurato come comitato il 25 novembre del 2020 due panchine rosse che sono il simbolo contro la violenza sulle donne. Sono state poste nelle due sedi camerali, appunto della Camera di Commercio di Torino, e parecchie associazioni stanno, a partire da queste prime due panchine, facendo la stessa cosa, quindi inaugurando delle panchine nelle proprie sedi associative.